Bene, buonasera, sono il professor Giancarlo Comi, sono il direttore del Dipartimento Neurologico all'Ospedale San Raffaele e direttore anche dell'Istituto di Ricerca di Neurologia Sperimentale. La mia presenza qui è legata al fatto che una serie di patologie neurologiche hanno delle implicazioni di genere estremamente rilevanti. Qui mi concentrerò su una forma particolare, la sclerosi multipla, perché tra tutte le patologie neurologiche è quella che ha una maggiore rilevanza epidemiologica nella donna giovane. Quindi è veramente qualcosa che credo meriti una particolare attenzione. Come interagisce? Quali elementi sono di rilievo? Beh, il primo elemento è molto negativo, purtroppo la malattia sta aumentando di frequenza e l'aumento di frequenza è esclusivamente a carico della donna, il rapporto ormai è di tre donne per un uomo, e poi la malattia impatta sui progetti genitoriali, sui progetti di gravidanza. Oggi questo per fortuna non è più un problema impossibile da risolvere, va affrontato con metodi, con qualità, per garantire alla donna il soddisfacimento di questo desiderio laddove questo desiderio esiste. E ovviamente come accompagnarla in questo percorso è un elemento molto rilevante. Da ultimo, ovviamente tra le varie complicanze che la malattia può comportare ci sono i disturbi della sfera sessuale, questo è un altro elemento importante di cui tenere conto, da riconoscere, da individuare, perché sono disturbi in gran parte trattabili. Quindi, insomma, come per tanti altri problemi, per quanto riguarda la medicina di genere, occorre essere in grado di personalizzare i nostri approcci riconoscendo quelle che sono le peculiarità, tipiche della donna.